Ciao a tutti raga e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft dedicato alle curiosità. Quest'oggi vi mostrerò 10 curiosità che riguardano i pappagalli, ma prima di iniziare vi invito a iscrivervi al nuovo canale secondario che troverete in descrizione, si chiama Sempre in Gioco, e il primo video che uscirà sarà proprio dedicato alle curiosità su gioco sporco. Se volete partecipare a quel video, seguite le istruzioni che troverete in descrizione. Detto questo, io vi auguro buona visione! Il pappagallo è il nuovo mob che troviamo nella giungla ed è stato inserito nello snapshot 17v13a in 4 diverse colorazioni: rosso, blu, verde e ciano. Nello snapshot successivo, il 17v13b, è stato aggiunto quello di colore grigio. Come state vedendo da queste immagini, sono tutti ispirati a pappagalli esistenti. Per addomesticarli abbiamo bisogno di semi, vanno bene di tutti i tipi: semi di grano, semi di zucca, semi di barbabietola e semi di anguria. I pappagalli riescono a salire sulle nostre spalle quando restiamo fermi e ci troviamo accanto a loro, oppure basta semplicemente avvicinarsi un pochino. Fate attenzione perché quando saltate i pappagalli scenderanno dalle vostre spalle. Lo stesso accade quando scendiamo un blocco o entriamo nell'acqua. Se invece saltiamo un blocco, non andranno via. Una volta che il pappagallo è addomesticato, possiamo metterlo seduto premendo il tasto destro. Quando un pappagallo viene colpito, d'istinto volerà per un breve periodo verso l'alto. Inizialmente nello snapshot 17v15a si usavano i biscotti per addomesticare i pappagalli, ma poco dopo ci fu un cambiamento per ovvie ragioni, quindi ricordatevi di non dare mai biscotti ai pappagalli. La stessa cosa vale anche nella realtà, considerando che la cioccolata è nociva per questo animale. Questi simpatici animaletti inizieranno a ballare quando si trovano vicino ad un jukebox che sta suonando la musica. Come nella realtà, il pappagallo ha la caratteristica di replicare le voci e i suoni che lo circondano. Infatti, se si trova vicino a qualche mob ostile, ne imiterà il verso. Quando uccidiamo un pappagallo, dropperà da una a due piume. Se applichiamo una targhetta con il nome Dinnerbone o Groom, il pappagallo si capovolgerà. E siamo giunti alla fine di questo video, gente, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando fatemelo sapere attraverso un mi piace, un commento. Vi ricordo che in descrizione troverete il video per partecipare alle curiosità su gioco sporco e troverete anche tutti i miei vari social, quindi Instagram, Telegram, eccetera eccetera. Detto questo ragazzi, da Gioco Sporco è tutto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!